Luci e colori hanno illuminato il cielo della città di Arezzo per festeggiare San Donato. Come tradizione vuole, nella serata del 6 agosto è infatti tornato lo spettacolo pirotecnico realizzato in onore del Santo Patrono. 60 quadri artistici per 18 minuti di show di fuochi d'artificio organizzato dalla Fondazione Arezzo in Tour. Ad anticipare i fuochi, come sempre, le celebrazioni liturgiche per la festa del Santo Patrono, iniziate come di consueto con l'offerta dei ceri a San Donato. Una cerimonia quest'anno in forma ridotta a causa delle normative anti-Covid. San Donato vuole essere un segno di unità tra di noi, poi ognuno la pensi come vuole, ma è l'identità della terra d'Arezzo che si ripropone a tutto il resto della compagnia. E io direi che sono momenti delicati e forti. San Donato personalmente fu uomo capace di rimettere insieme la città. Il calice rotto di San Donato, amici e Arezzo, e il vescovo con la preghiera e con la mediazione costante riuscì a farli rimettere, a dialogare, riuscì a farli dialogare. Questo vorrei che ritornasse a galla il senso della festa di oggi.